Signore Gesù, il tuo regno è regno di verità e di vita, abbi pietà di noi. Cristo Gesù, il tuo regno è regno di giustizia, di amore e di pace, abbi pietà di noi. Signore Gesù, il tuo regno è regno di libertà, di santità e di grazia, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amen. Dice il
Signore Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Pilato gli fa queste domande, Pilato è mente, un altro tipo di re, che terrebbe quello
dice, ma insomma, sei re? Sì, sì, lo so, dopo sei re. Ma Gesù dice, ti dico io, e ti può dire che sono. Sono venuto per testimoniare la verità. Chiunque ama la verità, ascolta la mia voce. Pilato, noi siamo fermati qui, versetto successivo, per versetto 78, fa una domanda a Gesù, con tutto il senso, ma che cos'è la verità? E se io chiedessi a voi cos'è la verità, mi dicono di religia. Ma chiaramente Gesù non parlava di questo tipo di verità, che non dovete dirle, eh? Ecco però, ecco per cui un altro tipo di verità. Pilato dice questo, perché fa questa domanda? Ma cos'è questa verità? Cos'è la verità? Pilato fa questa domanda perché per lui la verità è lui. Se io sono la misura delle cose, io passo a me stesso, io sono quello, io. E quando Gesù dice c'è un'altra verità, e che è stata la verità? Capite? E Gesù allora bisogna capire che cos'è la verità, oltre a delle luci. Ecco, è innanzitutto questo, cercare di vivere bene, 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 quello che il Vangelo ci dice. Vivere bene in tutte le sue parti, non facendo, sapete i sarti, quando uno va a farsi fare un vestito, cosa fa? Prendono le misure, non è che ti mettono addosso un pezzo di stoffa, ti fanno su e ti legano, dice adesso vai, prendono le misure, poi con la stoffa cosa fanno? Ritagliano quello che serve. E questo non va fatto col Vangelo, perché il Vangelo non è che deve essere ritagliato a seconda della nostra forma o desiderio, ma va preso così com'è. Ecco, per tutte le sue parti, questa è la verità, dice il Signore. Ecco, perché quando uno comincia a sorvicciare, ecco, cammina già doppicando nella verità, non è più proprio nella verità, perché ha tagliato qualche pezzo. E se uno taglia qualche pezzo, allora il Vangelo di Gesù, io sono venuto a testimoniare la parola di Dio, e chi è piena dalla parola di Dio capisce quello che intendo, ecco, ascolta la mia voce, è capace di camminare così. Dico questo perché in questi giorni, con tutto quello che abbiamo sentito, e la suora mi ricordava giustamente, dobbiamo pregare per suora Elisa, che immagino che sia stata l'ultima, lei lì, ricordate suora Elisa che aveva detto che raccogliamo qualcosa per mandare giù, ecco, nel nostro offerta di all'angolo della, dove c'è il padre Benzò, lei era immagino, dobbiamo ricordarci di lei e le sue consorelle, ecco, che vivono questa situazione in quel luogo. E dicevo, in questi giorni ho sentito tante cose, come tutti noi, e ho sentito anche delle cose non belle da tanti cristiani. E io dicevo, ma santa pace, ma questi non camminano nella verità, perché hanno sforbiciato il Vangelo e hanno preso quello che gli interessava, e non tutto il Vangelo. Qualcuno mi diceva, ma sa, bisogna pregare, certamente, ci non sarebbe altro, perché queste persone che hanno fatto queste cose qua, insomma, no, si convertono, ricambino, tutte queste belle cose. Giusto, rete la luce, bene, non male quando c'è il sole. E io dicevo, ma sì, ma lei si considera simile a quelle persone che sta dicendo, ci mancherebbe altro. Dico, ma lei è facendo tutti? Lei ha attenzione, sa perdonare tutti? Lei per cosa c'entra? La verità, la verità si comincia a vivere qui, tra me e te. Penso, questa verità così grande tra me e te c'è, tra me e te. Qui comincia la verità. E allora uno dice, ecco Signore, in quel piccolo nostro mondo, ma dove siamo? Dove
ho ascoltato la verità, che è Gesù, che è al centro, e io voglio viverla. Ed è come l'incenso che abbiamo sparso prima, è rimasto qui sull'altare. Voi non avete sentito il profumo? Ah, l'avete sentito? Pensa un po', non sei tornata qua. È come l'incenso. Quando uno comincia a vivere bene i suoi rapporti tra di noi, è così. State certi che pian piano si espandono come il profumo dell'incenso. Allora se si allarga, io non posso far allargare senza buttare questo profumo innanzitutto. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia oggi, vedete che bella questa festa. È una solennità perché ci dice questo, guarda che tutto è in Gesù. E se tu ti affidi a lui nella verità, che è la verità, e credi lui, ma ci credi in questo? Bene, anche nelle tue piccole cose, nelle nostre piccole cose, noi sapremo vivere la verità, oltre a non dire le bugie. Ecco, per cui chiedere al Signore questa grazia oggi, ecco, perché ci conceda questo dono, ecco, ci conceda a ciascuno di noi questo dono, questa bellezza, questa altezza e questa grazia, ricordando le parole di Gesù. Certe parole del Vangelo devono essere come scritte dentro, così, come una volta dovevano sulla pietra, e noi dentro di noi questa bella parola di Gesù. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Credo di un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo di un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio e la e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Cristo Signore mostra la sua regalità nel servizio e nell'offerta della vita. Innanziamo a favore della Chiesa del mondo la nostra preghiera dicendo: Cristo nostro Re, ascoltaci. Cristo nostro Re, ascoltaci. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, perché illumino la parola di Dio nella verità e nella libertà, e all'immagine di Cristo Gesù, testimone di fedele dall'amore del Padre, preghiamo. Cristo nostro Re, ascoltaci. Per i governanti delle nazioni, perché amministrino i popoli con giustizia, legalità e retta coscienza,
sapendo che il Signore ha dato la vita per tutti gli uomini, senza distinzione di razza e religioni, preghiamo. Cristo nostro Re, ascoltaci. Per i poveri e i sofferenti a causa dei giudizi, perché siano certi della loro dignità, testimoniate dal sacrificio di Cristo, dall'impegno della Chiesa e dalle persone di buona volontà, preghiamo. Cristo nostro Re, ascoltaci. Per noi qui riuniti attorno alla mensa del Signore, perché sappiamo gustare il pane eucaristico e ascoltare la voce del Signore attraverso la sua parola, preghiamo. Cristo nostro Re, ascoltaci. Oggi la nostra diocesi celebra anche la giornata di preghiera per il seminario, ecco, preghiamo per i seminaristi, ma sono proprio ridotti alle 11, no? Pare che sono 5, ecco, per cui preghiamo per loro, ecco, perché continui il loro percorso di formazione e soprattutto preghiamo il Signore perché conceda alla nostra Chiesa diocesana nuove vocazioni sacerdotali. Preghiamo. Signore, tu con l'esempio della vita hai manifestato al mondo la tua legalità divina, rinnova il dono dello Spirito Paraclito, compagno di viaggio della tua Chiesa, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Yeah.
di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, con il
di unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Abbiatevi un segno di pace. Thank you.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci nutriti con il pane della vita immortale, fa che veniamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso, e di vivere negli anni di secoli dei secoli. Amen. Giovedì sempre alle ore 15 incontro le persone adulte, oratorio. Venerdì alle ore 21, come avrete sicuramente letto fuori, ci sarà questo incontro qui in chiesa con Diego Manetti, ecco, un collaboratore, stato collaboratore di Padre Livio, di Maria, scrivono i libri insieme. Ecco, ha scritto lui questo libro molto bello, si chiama Oltre, ecco, per cui sarà qui, ecco, qui in chiesa per un momento di preghiera e di approfondimento col tema della vita oltre la morte, ecco, per cui un bellissimo tema di approfondimento con Diego, ecco, per cui invito caldamente tutti, ecco, a essere qui venerdì sera alle ore 21 qui in chiesa. I caricati possono ritirare l'aurora che è arrivata in sacrestia, ricordo poi che è arrivata la gente nuova liturgica per chi desiderasse segnare della celebrazione delle messe per i propri defunti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, date in pace.